Salve a tutti, qualche giorno fa mi sono chiesto cosa offre Amazon per la difesa personale, pur sapendo che in Italia le leggi sono un po' restrittive riguardo l'argomento. Le prime cose che saltano agli occhi sono i bastoni telescopici. Sono delle ottime armi per la difesa, che comunque rimangono piccoline, si possono mantenere in una borsa e ti danno anche eventuale custodia, molto resistenti e veramente possono far danni. Il problema è che in Italia non si possono portare in giro, possono essere solo tenuti a casa come elemento di difesa dissuasivo. Purtroppo in giro, se vi dovessero fermare in auto o anche quando state a piedi, è un rischio, rischiate la multa se non qualcosa di più pesante. Dopodiché ho pensato, ma ok, queste non si possono portare in giro, e cosa si può portare in giro? Allora ho scoperto che esistono degli ombrelli, sono ombrelli ultra resistenti che in caso possono essere utilizzati per la difesa. È bello che normalmente ti danno anche un manuale, viene dato anche un manuale per come utilizzarli. E comunque sono degli ombrelli, solo che certo portarli ogni giorno dietro, finché piove va bene, ma quando non piove, e questi passano, diciamo, inosservati, nessuno ti dice niente, sono degli ombrelli. E ce ne sono anche di diversi modelli alla fine. E poi esistono le penne, sono penne tattiche che si trasformano in dei punteruoli molto pericolosi, ma anche qui magari bisogna saperli usare, però ciò non toglie che in caso di necessità qualsiasi cosa va bene in caso di aggressione. E anche questi, tenendoli in borsa, nessuno potrebbe dirvi niente. Non sono così lunghi. Comunque sono sempre delle semplici penne. E poi ho visto anche questa, una bella cintura d'acciaio. Anche qui l'unico problema è che comincia a essere pure pesante è che ovviamente se te la togli dai pantaloni, rischi e ti calano i pantaloni. In caso di emergenza fareste anche una bella figuraccia, però sono carine. E poi la cosa più tranquilla, per una difesa più che altro passiva, i classici allarmi, le classiche sirene di sicurezza. Questo è grande quanto un rossetto. La cosa carina è che basta togliere il tappo e suona. Chissà perché il nero costa meno, vabbè, e il rosa costa un po' di più, però sono molto carini questi gadget. Comunque fa un suono da 120 decibel, che non è poco, e attira l'attenzione di qualcuno in caso di aggressione, se uno riesce a prenderlo poi, se uno riesce a trovarlo, però sapete, in una borsa, in un marsupio, uno se lo porta sempre dietro. E in caso di emergenza si usa. Infine, l'ho lasciato alla fine, ma in realtà potevo mettere anche prima, è un bastone che si può usare durante il passeggio, diciamo, un classico bastone che non è tanto classico, più per il trekking, però anche per la difesa. Certo, se vi fermano, non sembra un bastone normale, però all'interno c'è sempre un coltello. Questo è un buon compromesso da portare in giro. Però finché è tutto unito, nessuno ci fa caso. Ma se vi dovesse fermare la polizia, così tutto dal chiuso, mentre state semplicemente passeggiando o in auto, non so,
se è tanto legale portarsi dietro certe armi. Di tutto questo, alla fine, la cosa migliore è il piccolo allarme o l'ombrello, almeno per quando piove. Tenendo conto, ripeto, che non siamo poi tutti super allenati, l'allarme è il miglior deterrente per una difesa passiva, per rimanere abbastanza tranquilli, che alla fine non è che tutti sanno maneggiare un bastone. Sì, uno ci prova, nella speranza che l'aggressore non abbia qualcosa di pesante. Un grosso coltello o peggio una pistola. A quel punto c'è poco da fare. Tutto qui. Per ora è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione. Alla prossima.